Buongiorno a tutti cari amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Guardate dove mi trovo. Qui c'è magia allo stato puro. Oggi voglio provare a portarvi con me in un'avventura un po' diversa dalle solite. Farò sì una passeggiata e un breve trekking, ma l'idea è quella di riuscire a vedere se riesco a scovare qualche bel fungo da fotografare con la mia macchina fotografica e con l'obiettivo macro. Guardate che atmosfera, sensazionale, tra l'altro non c'è un rumore. Mi viene abbastanza naturale parlare sottovoce perché sono da solo e sono circa le 6:30 di sera, sta calando la luce e lo scenario è anche particolarmente interessante perché c'è tutta quella nebbiolina che adesso vi faccio vedere, che caratterizza molto il paesaggio in cui mi trovo. La luce è molto soffusa, guardate, i contrasti sono molto tenui e questo prato meraviglioso si apre all'osservatore regalando emozioni e sensazioni particolari. Ora seguitemi perché voglio provare a vedere se riesco a trovare qualche fungo da immortalare con la mia macchina fotografica. Ed ecco qua un primo funghetto, molto piccolo, guardate la mia mano, praticamente sarà alto 2 cm e provo a vedere se riesco a ritrarlo utilizzando anche qualche luce ausiliaria perché le condizioni di illuminazione sono precarie, vediamo un po'. Ora vi faccio vedere qual è il mio setup fotografico. Qui ho messo la mia Nikon D750 con il 105 micronicor che punta in direzione del fungo, che a causa della scarsa luminosità ho deciso di illuminare con un doppio faretto, un faretto con luce calda dalla sinistra, un po' più distante rispetto al faretto con una luce rossa posto sulla destra. Guardate, questo è un setup molto semplice, vedete, dall'alto, macchina fotografica, faretto a sinistra, faretto a destra e il fungo in mezzo. Questa è la prospettiva dalla quale ho scattato la fotografia e ora vi metto la foto realizzata. Spero vi piaccia. Mettete nei commenti un paio di considerazioni. Possono sempre essere interessanti e utili per aprire un bel dibattito tra appassionati. Un sottobosco bello come questo non è raro da trovare in questa zona. Mi trovo al Passo Sant'Antonio, che è il passo che divide Auronzo di Cadore dal Comelico Superiore. Poco qua sotto c'è Padola e devo dire che si sta benissimo perché non c'è nessun tipo di rumore, qualche uccellino che canta e questo scenario è molto molto bello. Adesso vediamo se riesco a trovare qualche altro funghetto perché, come potete vedere, il prato è molto ampio. Però la presenza di funghi scarseggia, ma se facciamo un po' di attenzione, forse qualcosa riusciamo anche a trovare. Ad esempio questo, guardate che piccolo. Bisogna avere molta pazienza, ma se si ha un po' di pazienza, qualche fungo si trova. Vediamo se riesco a trovare anche qualcos'altro. Sarebbe bello trovare qualche fungo bianco o con le tinte del viola, perché con questa particolare luminosità potrebbe regalarci dei colori e delle sfumature molto belle. Guardate questi due larici, come si sono aperti dalla base e come svettano verso il cielo.
ormai la stagione del foliage è all'inizio, fra poco avremo tutti i larici tinti di giallo. Spero di riuscire a portarvi qualche contenuto in merito, perché saranno i momenti, tra i momenti più belli dell'anno per la fotografia. Adesso continuo e vi porto con me in un altro posto molto bello, sempre qua vicino, ma che credo meriti. Continuate a seguirmi, forse qualche fungo lo trovo. Mi rendo conto sempre di più, con il passare del tempo, che vengo attratto e ad attirato dai dettagli, da tutte le cose che sono piccole e che creano un microcosmo interessante da scoprire. Guardate anche qui. Questo sottobosco è qualcosa di veramente incredibile. Guardate che giochi di luci e di ombre. Tra l'altro, riuscire ad effettuare una passeggiata a questa particolare ora del giorno, quasi della sera oserei dire, è un'esperienza diversa, perché chiaramente le luci sono quelle che sono e quindi l'atmosfera, gli stessi rumori, le persone che non ci sono, qualche animale che magari può saltare fuori da un momento all'altro, rende tutta questa esperienza sicuramente diversa, da scoprire, da provare ad assaporare. Guardate questa bella baita. Adesso mi faccio un giretto qua dietro e vediamo se riesco a trovare qualcosa. Questi qua, ad esempio, sono piccolini ma sono un po' coperti, per cui li lascio lì tranquilli e vediamo cosa riesco a trovare. Qui le occasioni fotografiche sono innumerevoli. Anche qui, guardate quanti funghi. Guardate anche questo. Qua ce n'è uno sulla sinistra e un altro sulla destra. Ce ne sono tra l'altro anche di piccolissimi che nascono uno a fianco all'altro. Guardate questo. Esempio di foliage, piccolo ricovero sulla destra e sulla sinistra. Questa meraviglia, guardate che colori. Continuiamo. Ma guardate un'altra bella occasione fotografica che ho trovato. Guardate. Ho la macchina fotografica, qui così, che inquadra questo scenario, e guardate, con un po' di luce ho illuminato questa meraviglia. Guardate che bello, fenomenale. Tra l'altro l'utilizzo della luce mi consente di creare atmosfera anche alla base del fungo, dove c'è questo bellissimo muschio molto soffice e anche molto bagnato, perché ha piovuto da poco. Lo testimonia anche la presenza di questa nebbia, molto persistente e accogliente. Vediamo se trovo ancora qualche fungo. Continuate a seguirmi. Guardate che bello che è questo prato. Tra l'altro l'erba è anche particolarmente lunga. Sarà circa un 50 centimetri. E sta iniziando a tingersi dei tipici colori autunnali. Guardate anche qui. Questo prato che dal verde diventa quasi un biondo ramato. Qui abbiamo una bellissima strada silvopastorale che va in direzione di Auronzo e vediamo se qua sotto questi alberi riusciamo a trovare ancora qualche bella creatura da immortalare con la macchina fotografica. Oggi sto utilizzando unicamente il 105 micro Nikkor, un'ottica fantastica che regala e sa regalare degli scatti, se utilizzata nel modo appropriato, veramente molto gradevoli. Riesce a donare uno sfocato avvolgente e variegato nelle tonalità dei vari colori che riesce a ricreare. Ma vediamo qua dentro, su questo sottobosco, se riesco a trovare qualcosa. Non so se dal video si riesce a percepire, perché
una giusta e corretta luminosità, perché ormai sta iniziando a diventare buio. Ma guardate che roba, guardate qua sotto, continuate a seguirmi, adesso provo a illuminarvelo con la torcia, guardate che bello, bellissimo fungo. Adesso mi addentro in questo sottobosco e vediamo se riesco a trovare qualcosa. Qua abbiamo questo funghetto qui, molto particolare. Qua ce ne sono degli altri, guardate. Guardate qua. Anche questo è molto bello. Però la condizione di luminosità è quasi proibitiva. Vediamo se riesco a fare uno scatto di questa meraviglia o se viceversa riesco a trovare qualche altro fungo. Anche questi sono particolari, sono quei funghi che quando schiacci per errore, guardate anche questi, sono quei funghi che quando schiacci ci regalano quell'effetto fumo, perché esce un fumo proprio molto particolare. Ma guardate qua, guardate che cosa si trova passeggiando nel bosco, ormai alle 6:30 di sera, in una condizione di luminosità pressoché assente. Provo a fermarmi qui. Qua sì, provo a fare uno scatto. Questo probabilmente è l'ultimo fungo che riesco ad immortalare, perché ormai il buio la sta facendo da padrone. Guardate, bellissima creatura, immortalata sempre grazie alla luce ausiliaria e alla mia macchina fotografica che sta inquadrando la scena. Ora rientro perché sta iniziando veramente a fare buio, non vorrei trovarmi in mezzo al bosco senza luce. Beh, che posso dire, cari amici del canale, questa è stata una serata fantastica. Ora ho provato ad alzare al massimo la luminosità della fotocamera per illuminare un po' meglio la scena. Devo rincasare perché nel sottobosco ormai non si vede più nulla. Quando il sentiero si apre, tipo qui, abbiamo ancora una buona visibilità, ma in mezzo alle piante, dove poi si trovano i funghi, la visibilità è veramente minima, minima. Questi due amici, questi qua, mi hanno consentito di effettuare qualche scatto che spero vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like al video e se questi video vi piacciono iscrivetevi al canale. Se cliccate sulla campanellina, YouTube poi vi avvisa quando vengono pubblicati nuovi video. Sul mio sito internet andreacostagallery.com potete trovare tutte le escursioni che faccio e anche i trekking con la descrizione dei percorsi e le fotografie in alta risoluzione. Ora vado a casa perché guardate che atmosfera, guardate che magia, bellissimo. Sto già pensando di inserire una bella musichetta sinfonica, una bella musica sinfonica che possa rendere onore a questo momento di enorme serenità e di gioia, perché stare in mezzo alla natura in queste particolari condizioni atmosferiche è un qualcosa di veramente incredibile. Guardate la strada, queste pozzanghere che riflettono i colori del cielo e che abbracciano questi alberi che si innalzano, bellissimo. Ci vediamo sabato prossimo per un nuovo video. Ciao a tutti.